Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. First impression about this team, the club, this roster. How happy to be here? I'm grateful for this opportunity. Grateful to be here. Happy to see the roster. Happy to see the team. You know, first day of action today. And I'm looking forward to a season that, you know, is going to be memorable. Sono molto contento di essere qui a Bologna. Sono molto contento di aver visto per la prima volta ieri sera al cinema oggi nei venti miei compagni. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione. Appunto abbiamo fatto più allenamento oggi, ma sono veramente carico e ripeto, sono molto contento di essere qui alla Via Fossegato di Bologna. Why Virtus? Why Virtus? Just the opportunity to come back and play at a high level in Europe again. And then, like I said, the roster is a great makeup and the success they've had in the past. I look forward to getting going. Perché in Virtus? Perché innanzitutto è un club recente, sono contento di essere tornato a giocare in Europa, una competizione che amo, apprezzo molto, e perché i miei compagni, l'allenatore, hanno fatto sì che questa scelta potesse concretizzarsi. Quindi cosa conosceva l'Italia e i voli da Virtus? What do you know about Virtus? What do you know before you came here about Bologna, the city of Bologna? Past Ginobili won the championship here. Found out today that this is a hometown of Bologna. But you know, that was about it. Just grateful for the opportunity. Have fun. Hopefully fans can continue to come to our games and we can have some fun. Come prima cosa di Bologna, che è un club vincente, che ha una storia molto importante, che è la città natale di Marco Bellinelli, e poi che era appunto più della città, più, è una grande opportunità e si è tornato finalmente a giocare in Europa e a dimostrare quanto io voglio essere qui con questi compagni, con questo club, un club che ha veramente una storia incredibile e importante. Your goal in this season? Your goal in this season? I mean, I think that goal goes without saying, but for us, it's just to get better every day and continue to become connected throughout our practices and games so we can be the best, our best selves at the end of the season. I miei obiettivi sono quelli di fare il meglio e migliorare ogni giorno. Ogni giorno deve essere, devo dare il meglio di me, così come devo dare i miei compagni. È inutile adesso porsi obiettivi a lungo termine, allenarsi, professionalità, ma soprattutto migliorare se stessi ogni giorno in palestra. A message for fans? I'm happy to be here. Can't wait to play in front of y'all. And look out for FS Book Club. Conosci perché Ecke Udo? Ecke Udo perché volevamo aggiungere qualità nel reparto dei lunghi, ma abbinato anche a una buona dose di esperienza, perché è un giocatore che ha 400 partite in NBA, ha vinto un Eurolega con il Fenerbahce da MVP, per cui seguendo la nostra esperienza di abbinare veterani a giocatori più giovani di grande qualità, abbiamo inteso aggiungere anche nel reparto dei lunghi un veterano di grandissima qualità. Abbiamo visto tutti cosa ha significato avere la possibilità per Alessandro Paiola di allenarsi con Miloš Teodosic, Stefan Marković e poi anche con Marco Bellinelli, e quindi avendo giocatori come Tessitori, come Alibegovic e anche come Zaite nel reparto dei lunghi, riteniamo che Ecke, oltre a portare la sua grandissima esperienza in termini anche di mentalità, perché chi ha giocato sempre per vincere, chi ha giocato nelle squadre che sono abituate o chiamate ai grandi appuntamenti, porta, quando dico esperienza, vuol dire portare anche la mentalità di come allenarsi quotidianamente, di come avvicinarsi ai grandi appuntamenti e trasmettere questa cosa ai giocatori che ancora
non hanno magari vissuto queste cose, anche se tanti dei nostri ragazzi che sono qui avranno sicuramente fatto un salto di qualità dal punto di vista della consapevolezza con lo scudetto della stagione scorsa. Con Menion e Cerone avete chiuso per il momento il mercato, anzi avete chiuso il mercato estivo, qual è il bilancio di quello? Il bilancio è molto buono, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che avevamo in testa e l'arrivo di Menion credo che dimostri che questa Virtus Segafredo con questa proprietà e questa dirigenza può sedersi ai tavoli delle grandi trattative. L'abbiamo dimostrato in passato, l'abbiamo dimostrato anche in questa sessione di mercato. Vogliamo vedere adesso questi ragazzi come si allenano, le prime partite, e poi credo che ci sia anche grande soddisfazione ed è un elemento importante per il fatto che il roster, che a nostro avviso è molto competitivo, è un roster che ci permette eventualmente in futuro di poter guardare al mercato avendo totale e grandissima possibilità di scelta, perché abbiamo ancora un posto per un giocatore straniero nel 6+6 e abbiamo anche la possibilità di avere visti a disposizione, per cui il nostro mercato è a 360 gradi e saremo noi i protagonisti nella eventuale ricerca e non senza avere limitazioni per quanto riguarda sia la nazionalità che il numero dei visti. Da questa prima presentazione speciale che dà inizio alla stagione 2021-2022 dei campioni d'Italia della Virtus Segafredo Bologna, a fare gli onori di casa la prima dichiarazione del direttore generale Paolo Monti, a seguire la prima dichiarazione del direttore bianconero di Ecteuro. Grazie e prego direttore. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e inauguriamo la nuova stagione con la prima presentazione. Come prima presentazione abbiamo quella di Peppe Udo, giocatore di grandissima esperienza che viene a rinforzare il nostro roster, un veterano molto importante che ha una carriera alle spalle di 400 partite NBA, un'Eurolega vinta da MVP. Abbiamo visto nella nostra recente esperienza che avere i veterani giusti all'interno del roster permette anche una crescita importante degli altri giocatori, di quelli cosiddetti giovani, anche se a noi piace considerare i giocatori di 19-20 anni non più giovani, ma già protagonisti, come è successo con Alessandro Paiola, che ha beneficiato sicuramente del fatto di avere vicino Berinelli, di avere vicino Teodosic, di avere vicino Markovic, quindi grandi veterani da cui apprendere segreti e mentalità di allenamento, mentalità vincente. Ekpe viene a portare tutta la sua esperienza e tutta la sua professionalità di altissimo livello, con tante partite e tanta esperienza nelle squadre importanti, nelle squadre che giocano per vincere, che sono abituate a dover lottare per i grandi traguardi, e viene a portare questo bagaglio all'interno di un settore, quello dei lunghi, dove avrà compagni che potranno sicuramente beneficiare della sua presenza. Per cui noi siamo molto molto contenti di aver avuto la possibilità di portare Ekpe a Bologna. Ovviamente un giocatore di questo livello ha ed aveva un mercato importante, per cui colgo anche l'occasione per così ricordare a tutti che di porte in faccia che sono state nominate da un vostro collega non è che ne abbiamo prese poi così tante, perché le trattative le faccio io, le conduco io, e quindi io non ricordo grandissime porte in faccia. È ovvio che noi siamo un club ambizioso, siamo un club che vuole arrivare in Eurolega, abbiamo dimostrato la nostra ambizione, siamo campioni d'Italia, per cui ci andiamo a misurare anche sul mercato con grandi contender. I grandi contender sono anche le squadre storiche dell'Eurolega. Questo non vuol dire che per avere paura
di affrontare le grandi contender, così come facciamo in campo, di affrontare anche sul mercato, che ci si deve preventivamente magari tirare fuori da certe trattative. Noi vogliamo essere i massimi tavoli, ci siamo, l'abbiamo dimostrato, perché comunque con la maglia della Virtus Segafredo Bologna, campione d'Italia, gioca Milos Teodosic, gioca Marco Bellinelli, arriva a giocare Ecke Udo e arriverà tra qualche giorno a giocare anche Nico Mannion, che vi assicuro è un giocatore che ha un grandissimo mercato. Per cui ecco, credo che vada puntualizzato il fatto che, perché poi ho chiesto anche al coach Scariolo di questa frase, no? E non ha, le porte in faccia è un concetto che è stato espresso malamente da chi ha ascoltato le parole del coach. Noi vogliamo essere, ripeto, vogliamo essere sul mercato come siamo in campo, vogliamo sfidare tutte le grandi squadre, quindi non abbiamo paura di fare una trattativa che possa magari anche coinvolgere al tavolo i grandissimi club dell'Eurolega, quelli che occupano le posizioni delle Final Four, quelli che occupano le posizioni dei play-off. Ripeto, perché voglio che sia chiaro questo concetto, che io di porte in faccia non ne ricordo tanti, perché non è quello il concetto, perché altrimenti dovrei io parlare di decine e decine di giocatori che avrebbero avuto piacere di venire a giocare alla Virtus Bologna e che magari noi non abbiamo scelto perché abbiamo fatto delle altre scelte, ma anche quelle non sono porte in faccia, sono le dinamiche normali di mercato che poi devono portare a far incontrare il club giusto col giocatore giusto nel momento giusto. Questo è una cosa che vi prego di tenere in grande considerazione e di esprimere con molta chiarezza, perché è un concetto a cui teniamo molto io personalmente, quando dico io personalmente, anche a nome dell'amministratore delegato e della proprietà. Per cui benvenuto a Ecke, che adesso lascio alle vostre domande. Prima domanda. Parti dalle Lunduli, radio ufficiale, e io sostengo Segafredo. Hi, very welcome to Bologna. First question about your first feelings about this new experience for you, about your life and your career. Well, good afternoon. Do I speak any translator? Yes, I answer. Do you translate? I can answer without. Oh, sorry. Good afternoon. I'm grateful to be here. Grateful for this opportunity with this club. It means a lot to me to be able to come back and play in the Europe League. Past couple seasons I've been in China. Past season wasn't my best. So now it's almost like redemption for myself. And with the team we have made up, I think we can do great things. Gotta take it a day at a time. This is my 12th season. I've had a long season, but I'm here at this point and ready to embrace this experience and try to do the best we can. Thank you. Buonasera a tutti. Sono veramente orgoglioso di essere arrivato a Bologna, che si sia reso possibile il mio arrivo alla Virtus Segafredo Bologna. Sono contento di essere tornato a giocare in Europa, in una competizione come anche in Eurocup, in cui appunto voglio affrontarla nei migliori modi. Sono molto contento di essere con questi compagni, con questo club. Sarà una stagione lunga e noi dobbiamo provare a fare sempre meglio. Non possiamo adesso pensare a dove saremo a giugno, ma voglio provare veramente a fare il meglio possibile con questo player, con questi compagni. Thank you. Ciao, my name is Luca Buleo, TRC e Corriere dello Sport Stadio. Una domanda per entrambi. Proprio perché Paolo diceva trattativa difficile, una probabilmente delle più complicate vista la concorrenza che c'era, perché la Virtus per Effe e perché Effe per la Virtus? You said that you why you choose a
player with a lot of possibilities in the market. Mm-hmm. So why at the end you? With them winning the championship, the Italian League championship, that was a big step for the club. And you know, just the roster and the new head coach with Coach Cariello. And you know, I know we have vets who have been, you know, in these positions before, been there, played at a high level. You know, so joining them, we all know Tia Dusic and what he can do with the ball. And then, you know, better than that, coming in halfway through last year. And then, like, guys like Kyle Wynn, where I played against him when I was a defender. Guys who are proven and play at a high level. I think it was a great chance, great opportunity for me to come back to Europe and play at a high level. È una grande opportunità per me essere tornato in Europa, in un club vincente, in un club importante. Sono qui perché voglio tornare a giocare in Europa, nel continente dove mi sono tornato. E con Coach Cariolo, che sicuramente è stata una parte importante della mia scelta, per provare e continuare a migliorare costantemente, come l'ha ripetuto più volte, perché è un club vincente con una storia importante, soprattutto è un club vincente. Per quello che riguarda noi, l'ho detto prima, volevamo aggiungere un giocatore di qualità ma anche di esperienza nel reparto dei lunghi. Abbiamo tutti ancora negli occhi quello che Ecke ha fatto nella sua esperienza al Fenerbahce. Abbiamo avuto varie, quelle che si chiamano interviste, con lui durante la trattativa. C'è stata una grande condivisione sulla scelta, anche con il coach Cariolo, che ha parlato col giocatore, hanno parlato della squadra, dei programmi, e ovviamente c'è stato come sempre l'entusiasmo della proprietà, del dottor Zanetti, di seguire questa, darci subito l'ok per questa importante operazione di mercato. E quindi ecco, questa era la nostra prima scelta per avere un giocatore che abbina la qualità all'esperienza e anche alla mentalità vincente, perché quando vinci un'Eurolega da MVP vuol dire che sai come ti devi allenare, sai gestire i momenti della stagione, sai come devi arrivare ai grandi appuntamenti. E noi usiamo anche poi quella che è la nostra esperienza, che abbiamo visto che l'anno scorso siamo arrivati bene al momento decisivo, e quindi vogliamo proseguire sulle esperienze che ci hanno dato grandi risultati. Simone Rondo della International. Due domande. Ludo, chiedo se lui ha già parlato con Coach Cariolo per il fatto di giocare esclusivamente da centro, o se sarà eventualmente un giocatore che potrà giocare insieme a un centro, utilizzando appunto alcune sue caratteristiche tecniche. Questa è la domanda per il giocatore. Per Paolo invece ti chiedo sul mercato. Voi avete fatto una scelta di partire con un teoricamente una stagione in meno, con grande qualità nel reparto degli esterni, molta qualità, forse si bisogna trovare un problemino magari relativamente poco fisica nel reparto base. Però l'anno scorso, nel finale di stagione, c'era stata questa scelta di anche puntare con la base Mims insieme di sport, diciamo, di 2-3. Allora io ti chiedo se con Scariola avete parlato anche di questo, cioè del fatto di magari proseguire in determinate situazioni anche quintetti che mettono magari più fisico e meno talento, come magari hanno Pedoro, Sperinelli, Mendoza. Grazie. The question for you is if you already spoke with the coach about your position, if your position was at the center position, or if they could play medium also as a number four together with another big man. And what
Yeah, like if you spoke with the coach about that, yeah. And previously, the question is coming because previously you just play, for example, like in defender. I haven't spoken to the coach about my position and whether I'll be with another team, but what I did with Fenerbahce, that's what I did. You know, me and y'all bested. We were able to gel. We were connected the whole season, and we played off each other really well. If that happens here, you know, I'm more than willing. You know, I just want to do whatever it takes to win and win at a high level. Sì, ho parlato con Pippo Steriolo. Poi è chiaro che ne c'è un'altra squadra, era tutto un altro tipo di roster. È chiaro che qua sono venuto per dare una mano alla squadra e adesso sono venuto qua per provare a dare alla squadra per qualcosa in più. Lui ha parlato con Scariolo, una cosa importante appunto che nel roster attuale sicuramente ci sono varie soluzioni, per cui sicuramente adesso è troppo presto per dire quale sarà poi il ruolo all'interno delle partite di gioco, anche rispetto alle precedenti esperienze con Fenerbahce e anche con l'Europa. Sì, ha ricordato il giocatore Jan Vesely, con cui lui ha giocato con grandissimi risultati nel Fener. È chiaro che per tutti quelli che conoscono Vesely poi si capisce quale può essere la posizione in campo, quindi lui ovviamente può giocare il classico big man numero 5, però come ha dimostrato al Fener giocando con Vesely può anche scambiarsi la posizione con l'eventuale altro big man, ma queste sono scelte tattiche che lasciamo volentieri al coach Scariolo. E, mi riallaccio a questo per rispondere alla tua domanda. Noi riteniamo di aver costruito un roster che può dare molte soluzioni all'allenatore, può fare scelte di un roster molto fisico, può fare scelte di un roster molto tecnico, ci sono tre point, ci sono tre big men e poi abbiamo gli altri giocatori che possono comunque essere chi gioca il 2 può andare al 3, il 3 può andare al 2, il 4 può andare al 3, viceversa, che è stata una delle chiavi della finale scudetto dell'anno scorso con Kyle da 4, con Hunter da 5, Hunter da 4 con un big, quindi la nostra idea è sempre quella di avere un roster che possa dare all'allenatore soluzioni diverse con anche fisicità, come hai detto tu, diversa o quintetti di grande impatto tecnico. Per quello che riguarda lo straniero che hai detto, noi più che ragionare sugli stranieri e gli italiani, al di là che abbiamo l'estate scorsa iniziato un percorso, un'idea di avere i migliori giocatori italiani possibili con noi. E quindi anche Nico Mannion si innesta in questa idea tecnica, programmatica. Poi, noi consideriamo i giocatori se sono buoni giocatori, a nostro parere, al di là della nazionalità. In questo momento riteniamo di avere costruito un buon roster. Il fatto che, avendo costruito un buon roster, l'ultimo giocatore arrivato, Nico Mannion, è italiano, gioca da italiano, è un ulteriore plus che ci lascia la possibilità di valutare la squadra nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e capire eventualmente se inserire poi un giocatore e a quel punto lì possiamo scegliere in tutto il mondo come ci pare, possiamo mettere uno straniero, abbiamo ancora visti a disposizione perché ricordatevi anche che Jaite è francese, quindi anche lì non abbiamo utilizzato un visto, quindi A, riteniamo di avere costruito un roster molto competitivo, B, l'abbiamo costruito anche in modo che ci possa permettere di avere le mani totalmente libere sul mercato, quindi potendo noi scegliere a 360 gradi, anziché magari essere costretti per motivi di rischio o per motivi di nazionalità a subire un certo tipo di scelta qualora ce ne fosse bisogno. Grazie. Prego. Just a curiosity, I don't know if you
knew Fayola Venion and so the Tessitori knew before to fight against them in big games. So what impression did they have did they make of you in that game? The Italian team or the player of our team? The player. Our team. Mm. They played really hard. Unfortunately, they beat us. But I mean, I've been watching Nico since he's been in high school. So, you know, it'll be great to, you know, when he comes in and, you know, competes at a high level with the rest of us. The guard, I love his feistiness on the defensive end. And, you know, he can really change the game on that end. He's just a great team player. And the big, strong, physical, and can finish in the paint. So with all the makings, I mean, we have all the makings to have a special team. Sono giocatori molto tosti, molto molto forti. Sfortunatamente, quanti ragazzi sono stati anche miei avversari. Adesso invece mi ritrovo da compagno di squadra. Nico Mannion ha cercato, studiato in America, quindi so che cosa può dare come compagno di squadra, mentre per quanto riguarda i vari settori, quello che hanno fatto vedere poi durante le Olimpiadi, difesa, aggressività, sicuramente sono compagni di squadra su cui si può contare e sono davvero felice che siano dalla mia parte rispetto ai giochi olimpici. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.